Allora, quello che vi propongo oggi è questo make-up tutorial sui toni dei marroni, dei bronzi, però con il particolare della rima inferiore abbastanza grossa, grossa poi tra virgolette, non gigantesca, sui toni invece del color tipo melograno, borgogna, borgogna metallico, veramente stupendo, che secondo me dà al trucco qualcosa di veramente magnetico come poi avrete modo di vedere all'interno del video. Non ho fatto righe di eyeliner, ho soltanto messo il mascara, quindi comunque risulta un trucco leggero. Io in ogni caso lo preferirei da sera. E sulle labbra ho optato per la prima cosa che mi è capitata davanti. Si tratta del lip gloss, che capelli che si attaccano, cioè quello che dicevo, poi vedrete, lo dirò all'interno del video. Perciò non amo i gloss, uno dei motivi per cui li odio e non li scelgo mai. Comunque, della Bobbi Brown, è un colore bellissimo e molto intenso. Ed è il Rich Color Gloss, infatti il colore è molto ricco ed è pigmentatissimo. E la colorazione non l'ho detta, mi sa Dusty Rose 4 si chiama. Però per chi piacciono i gloss, secondo me, non vorrei dire, lo devo chiedere a mia sorella, tipo secondo me è anche un effetto rimpolpante, perché me li sento un po' pizzicare le labbra. Però vi dicevo, io non li amo, i gloss, l'ho applicato per cambiare un po', per dargli un'opzione un po' diversa dal solito. Comunque come look mi sembra molto fresco ad ogni modo. L'illuminante è fantastico, andate a vedere, è uno dei miei soliti illuminanti di neve, che è in realtà un ombretto stupendo. Niente ragazzi, vi lascio il tutorial, spero vi piaccia, fatemi sapere. Allora ragazzi, come sempre andiamo a stendere una base, che sia un correttore o qualsiasi altra cosa, un primer. Io utilizzo il primer della Puro Bio. Vado a fissarlo come vi ho suggerito nell'ultimo video, perché nonostante si secchi comunque non resti grasso, è bene, è meglio andarlo anche un po' a fissare con un pizzico di cipria. Così creiamo un velo sottilissimo che farà in modo che gli ombretti che andremo a mettere saranno il più possibile sfumabili, il più possibile domabili, insomma. Allora partiamo, e il trucco di oggi lo vado a realizzare interamente con la palette Cocoa Blend di Zoeva. Ve l'ho mostrata anche in qualche altro video, perché è una palette che mi piace tantissimo ed è, adesso ve la faccio vedere se non l'avete mai vista, ha dei colori all'interno veramente bellissimi. Per quanto mi riguarda sono tutti colori must have, per quanto siano comunque neutri, ma comunque abbiamo qualche colore un po' più particolare, un po' più glamour del genere. Comunque abbiamo dei colori, anche questo qui, che anche se è un colore molto neutro, comunque è molto particolare. Quindi secondo me è un bel mix di colori su questi toni, appunto dei marroncini, eccetera, che veramente secondo me è una palette fantastica. E siccome la tengo sempre prelibata, tutta chiusa, certe volte dimentico di utilizzarla. Invece ha dei colori comunque che possono essere utilizzati anche da soli, anche a prescindere dalla palette che uno magari voglia usare, proprio la palette per fare un total look. E parto con un colore abbastanza neutro, molto delicato, che è Substitute for Love, che è questo colore qui, marroncino molto chiaro, che vira nel rosa, molto molto bello. Ah, tra l'altro l'avete vista anche l'avete vista questa palette anche nel video dei dupe, in cui praticamente mia sorella ve la mostrava, ma a confronto di alcuni ombretti della MAC. Quindi anche lì l'avete già vista. Comunque vado con un pennello abbastanza ampio da sfumatura e comincio con la definizione della piega dell'occhio. Anche se definizione non mi sembra il termine più adatto, perché comunque è molto sfumato l'effetto che ottengo con questo tipo di pennello. Guardate qua, cioè certe volte uno non ci fa caso, però guardate qua con questo pochissimo prodotto, con questo colore molto tenue, comunque già come l'occhio si è più definito rispetto a questo. Comunque andiamo subito con un altro po' di colore, intensifichiamo leggermente. Io non ho idea del trucco che andrò a fare, quindi lo andremo a fare insieme praticamente, perché anche se voi ci siete virtualmente, cioè io vi immagino che mi date dei consigli, perché ovviamente sono io sola qua a decidere. Allora, vediamo un po' cosa vado ad utilizzare. Non so se utilizzare qualcosa di scuro, tipo smoky. Oppure qualcosa, anche se io
sono un po' tentata dallo smoky perché comunque non l'ho mai fatto con questo tipo di colori. Allora, per quanto riguarda il secondo step, vado a prendere Subtle Blend, che è questo bellissimo colore qui. Ed è un bronzo abbastanza scuro, tra il marrone e il bronzo shimmer. E vado con il pennello di Zoeva, il numero 233, il cream shader, di cui vi ho parlato l'altra volta, che è ottimo anche per gli ombretti in polvere, anzi si ottiene un effetto meraviglioso. E questo qui lo vado ad applicare, in particolare nel secondo terzo, al centro, diciamo, della palpebra mobile. Vedete quanto è bello. Poi questi ombretti hanno davvero una bella texture, quasi cremosa. Poi dipende dagli ombretti, nel senso, ad esempio, questo qui color burro opaco, diciamo che più praticamente i shimmer e quelli brillanti nati sono più proprio cremosi, questa texture quasi cream to powder. Invece quelli là opachi sono più polverosi, se così vogliamo definirli, però non in maniera, diciamo, non come critica. Dopodiché vado a prendere uno dei colori più scuri, perché ne sono due, uno opaco e questo qui che invece è shimmer, che si chiama Infusion, sempre con lo stesso pennello, tanto il colore più scuro. Vado ad applicare invece questo colore alla V esterna dell'occhio, quindi nell'ultimo terzo. Lo tampono leggermente e lo trascino con piccoli tocchetti verso l'interno. Poi lo andrò a sfumare. E con il pennello precedente vado a sfumare sia la V che quell'ombretto che ho applicato prima. Devo dire che questo colore, anche se brillantinato, non è come gli altri di cui vi parlavo prima, ovvero i cremosi, tipo questi qui, che sono brillanti e sono cremosi. Questo qui, a differenza, anche se è brillantinato, non è metallizzato, diciamo, è come se fosse opaco e poi ci avessero messo questi brillantini. Infatti poi si perdono abbastanza sull'occhio, alla fine bene o male è come se applicasse un opaco, se non fosse per queste minime riflettenze che vi ho detto non è che si vedano così tanto. Invece per esempio questi qua sono proprio metallici, colore opaco con i brillantini praticamente. Per andarla a sfumare vado a prendere un altro pennello da sfumatura che ho un po' più preciso ed è sempre della Zoeva, il numero 231 Luxe Petite Crease, ed è questo qui che utilizzo sempre. Vedete, devo sempre utilizzarlo perché è da sfumatura ma è preciso, quindi veramente risulta utile in tantissime occasioni per quanto mi riguarda. Adesso cosa vado a fare? Con lo stesso pennellino invece, per intensificare la piega proprio dell'occhio, andiamo con Freshly Toasted, che è questo colore qui, che è un marrone rossastro, un color mattone se così vogliamo chiamarlo. E sempre con questo pennellino invece vado, in maniera più precisa, a definire la piega dell'occhio. Allora, dopo aver messo un altro poco di colore scuro, sempre all'esterno, vado un altro po' a sfumare. Vedete come subito, come se fosse molto polveroso, quindi appena vado a sfumare subito se ne va. Con un pennellino invece piatto, quello che uso sempre, questo qui non ha marca, non ve l'ho mai detto, ma questo qui l'ho pagato tipo 2 euro, una cosa del genere. Lo comprai un bel po' di tempo fa, ragazze. Veramente un bel posto, ancora all'università, e lo comprai in un negozietto che c'era a Napoli, praticamente lo pagavi, dicevo, pochissimo, ma perfetto, veramente, veramente buonissimo. Le setole compatte, non ne è caduta mai una perché sono veramente strette, 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 veramente maneggevole, buonissimo, mi è piaciuto tanto. Questo colgo l'occasione per dire, ah, a proposito, sulla rima ciliare inferiore vado a mettere sempre Freshly Toasted, che è questo colore qui. E colgo l'occasione, sì, ecco, per dire che come in tutti gli ambiti in generale, io penso che anche
anche se è raro umano, cioè pure io ho dei pregiudizi a volte, però in generale non dobbiamo avere sempre pregiudizi, cioè se ci riusciamo in quel momento in cui magari cominciamo ad avere pregiudizi, ci pensiamo un attimo e diciamo non li devo avere, devo vedere prima come va qualsiasi cosa. Non mi è venuto in mente per i pennelli, per dire che questo pennello costa 2 euro ed è buonissimo. Quindi in genere, io poi parlo di una cosa, poi mi rendo conto che è una cosa che non è riferibile soltanto ai pennelli, ma al mondo. E quindi poi ne parlo in maniera generale, quindi intendevo nel senso, pure se a volte vediamo dei prodotti, quanto riguarda i prodotti per il viso, eccetera, come trucchi, allora là il discorso è un po' diverso, non tanto per il prezzo, ma quanto perché dobbiamo stare attenti a quanto riguarda a ciò che riguarda la qualità, quindi gli ingredienti che vengono utilizzati, anche se molti prodotti, non tanto i trucchi, ma molti prodotti skincare eccetera, ci sono tantissime cose che hanno inci buoni e costano pochissimo. Adesso si sta riscoprendo questa cosa, prima uno diceva ah no, chi se la compra la crema, lo struccante di un euro, per dire, invece questa cosa si è riscoperta molto, diciamo. Vedete le digressioni che fa, poi mi dimentico che stavo dicendo. Boh, niente, che quando trovate qualcosa che non costa tanto, per dire un pennello, in questo caso faccio esempio del pennello, non dovete dire no a prescindere perché magari costa poco, quindi non è all'altezza dei pennelli di buona qualità, perché ecco qui che ci possiamo ricredere, e questo vale come discorso generale nella vita. C'ho anche le lezioni di vita, ragazze. Comunque, adesso che vado a fare? Vado a prendere il colore illuminante opaco per illuminare l'arcata sopraccigliare, e prendo il colore più chiaro, è l'unico opaco, che è Bitter Start, che è questo primo colore. Allora, adesso, prima di andare ad applicare il colore nel primo terzo dell'occhio, nell'angolo interno, vado prima a correggere l'occhiaia, e quindi vado con il mio correttore di sempre, prendo questo qui, ogni tanto ve lo scelgo di nuovo, perché dirlo sempre non mi va, perché poi dice sempre la stessa cosa. Allora, certe volte dico, vabbè, correttore basta, però qualche volta, magari se qualcuno è la prima volta che vede un video, oppure se lo domanda, comunque vado ad utilizzare il colore Dark Peach del correttore della Bobbi Brown, che è questo arancionino qui. Non è troppo scuro né troppo chiaro, è perfetto, mi maschera immediatamente l'occhiaia, e vado con un pennellino piccolino piccolino da precisione. È un peccato che si cancellino i nomi sui pennelli della Real Techniques. Guardate qua subito come si cancella l'occhiaia, che è proprio viola, la vedo proprio tra un viola e un verde, mamma mia. E fatto questo, visto che ci troviamo, andiamo anche ad illuminare, a correggere proprio la palpebra inferiore praticamente, visto che tanto i colori più scuri che sarebbero potuti cadere eccetera e rovinare il correttore li abbiamo già applicati, tanto ora ci manca solo la parte luminosa appunto. E vado con un po' di Bella Sveglia di Neve, metto un po' sul dito e poi vado a picchiettarlo. E così ho dato una base un po' più cremosa ai correttori che andrò ad utilizzare. Dopodiché vado con il Nabla 2.0 e vado a fare due striscette con il solito pennello mio dorato della Real Techniques. Vado a sfumare. Ve l'ho detto anche altre volte che mi piace tanto utilizzare il Bella Sveglia con l'Under Eye Concealer di Nabla, perché mentre Bella Sveglia è molto più liquido, Under Eye Concealer di Nabla è più consistente come texture, e quindi arrivo proprio a una consistenza perfetta, né troppo secca né troppo liquida. Quindi magari se avete la pelle, il contorno occhio un po' secco, diciamo che non lo consiglio tanto, ecco, se avete il contorno occhi che ha bisogno di essere idratato e quindi secco. Uno, ci faccio caso a sta cosa in questo momento, che uno le cose praticamente si cambia sempre idea, e soprattutto si scoprono sempre cose nuove utilizzando i prodotti, perché tipo all'inizio comunque non ci ho mai pensato a questa cosa, però utilizzandolo, ecco qua, trovando delle alternative, di maniere di utilizzo, ecco, adesso mi viene da dire che a me piace tantissimo Under Eye Concealer, però magari per chi ha la zona questa qui dell'occhiaia un po' secca, non è tanto adatto.
o magari appunto lo mischiate con qualcosa di un po' più liquido, eccetera, ed è perfetto perché in generale è un buonissimo correttore. E adesso possiamo andare ad applicare. Ah, prima vado a mettere un po' di cipria anche qui, leggermente per fissare. Ok, di modo che non si possano muovere. Vado ad utilizzare all'angolo interno, quindi, no, diciamo al primo terzo dell'occhio, poi all'angolo interno vado con ancora un po' più di luce. Banalmente, tra virgolette, avrei scelto questo, che sta sempre nella scala cromatica poi di questo, questo è più chiaro, però vado ad utilizzare invece, per smentirmi, Sweater End, non so come si dica precisamente, comunque questo colore qui di cui vi parlavo prima, un pennellino piccolo, della Real Techniques, come sempre questo qui dorato piccolino. Allora è molto comunque delicato e quindi vado un po' più a densità di brillantezza con Christine di Nabla, che è sempre su quello stile là, insomma. Ah ragazzi, l'altro giorno che sono andata in bioprofumeria ho notato che Sugar, quello dell'ultima collezione di Nabla, assomigli molto, mi abbia ricordato Christine, quindi sono rimasta molto contenta perché ero cioè, mi ero dispiaciuta del fatto che avessero tolto Christine dalla produzione, l'avessero fatto poi a ben crema. Però ragazzi, vi devo dire la verità, mi ricorda tanto, quando l'ho sbocciato mi ha ricordato tanto Christine, infatti ero indecisa se prendere, poi ho detto ma ero sempre la solita, infatti ho fatto bene a non prendere perché poi c'erano un sacco di Christine, ovviamente, cioè il prodotto è quasi intero fondamentalmente, quindi ho fatto bene, però nel caso mi è sembrato molto simile di texture, quasi burrosa, molto sottile, burrosa, veramente bello come Christine, che mi era piaciuto tanto proprio per questo motivo. Adesso vado a prendere una matita e utilizzo la matita la matita pastello di neve, che si chiama Acaro, che è un marrone molto bello, un po' shimmer, un marrone che va nel rosa, per fare da base all'ultimo colore che voglio applicare, per dare un po' un twist particolare al trucco, per non renderlo, perché comunque è abbastanza neutro come trucco, sempre su questi toni marroncini, eccetera, e vado ad applicare sulla matita Warm Notes, che è questo meraviglioso colore qui. A volte basta davvero poco per dare un là di diverso a un trucco che magari è comunque portabile, neutro e ai colori della terra, appunto. Vado con il mascara Better Than Sex Waterproof. Dopo aver riempito gli spazietti vuoti delle sopracciglia, come sempre, dopo averli sistemato un po', le vado a pettinare per sfumare il prodotto in eccesso e dare un senso all'andamento delle sopracciglia, insomma. Adesso apro lo sguardo con la matita di Nabla Magic Pencil nella colorazione Nude. Dopodiché vado a fare la base e, visto che ce l'ho qua, ma sapete che non è un granché secondo me, vado ad utilizzare la Contour Mania di Neve. Quindi prima di andare ad applicare il fondotinta, le BB cream in effetti, con la spugnetta, vado un po' a fare delle linee base di contouring, intanto poi sfumerò con... Adesso vado a mescolare i soliti fondotinta che utilizzo io, uno è il fondotinta e l'altro è la BB cream di Avril. Cerco sempre di... voglio usare sempre un po' di una seconda possibilità alle cose, anche se questi li ho provati diverse volte, ma di nuovo su qui con Contour Mania e non mi ha convinto, però vabbè, vediamo, tanto non ci cambia niente, magari con la spugnetta tamponando e non strisciando troppo, vediamo. Vado a prendere fondotinta, li applico, tampono e vado anche. Vedete ragazzi, sparisce, non ci sta niente da fare. Anche perché se non sfumo bene resta la macchia, cioè sembro sporca praticamente. Quindi devo comunque sfumare bene. E comunque niente,
praticamente vi accenno che farò, dopo questo video di trucco, farò un video in cui parlerò dei prodotti che vi ho mostrato l'ultima volta in un video, non so se l'avete visto perché l'abbiamo tolto dal canale, il video in cui praticamente facevo un tutorial di Halloween così e poi mostravo, scusate ma i miei cani giocano fuori, in cui vi mostravo la parrucca lilla e lentine anche lilla stupende. Praticamente mia sorella abbiamo pensato di toglierlo perché era veramente orribile, ragazzi, cioè me ne sono anche resa conto che era brutto, sia le luci, cioè non si vedeva niente. Poi l'ho fatto veramente, ragazzi, nel modo più veloce possibile perché era tardi e dovevo uscire, e poi perché, ragazzi, davvero quando una cosa la si fa contro voglia non viene mai bene. A me non piace, ve l'ho detto, fare quel genere di trucchi eccetera, quindi l'ho fatto perché mia sorella mi aveva detto, siccome per quando torno io magari potrei essere tardi per realizzare le tutorial di Halloween, dovrebbero essere già fatte, anche se, ragazze, in effetti siamo, quanto sono stupida, no, io mi ero convinta che fosse ottobre nella mia testa, quindi dicevo, ma tra poco è Halloween, perché non sono ancora uscito d'ora? Invece non è vero, perché mia sorella mi ha messo questa pressione addosso, non lo so. Comunque mi aveva detto, fai un tutorial così mostri i prodotti, perché ci sono arrivati già tipo più di una settimana fa, e quindi ho detto, magari per quando torno è passato troppo tempo, si avvicina troppo Halloween. Invece non è vero, perché c'ho tutto il mese per fare il tutorial di Halloween. Infatti stavo a dire, ma come, la gente non ha fatto il tutorial di Halloween? Vabbè, lasciamo perdere. Quindi adesso con voi ho scoperto che non sta per venire Halloween tra un secondo, praticamente, vabbè. E quindi mi aveva detto, vale, io senza pensarci due volte ho detto, vabbè, sì, non ti preoccupare, lo faccio un tutorial così, faccio vedere questi prodotti, altrimenti sì, mi rendo conto, si va tardi. Senza pensare che avrei potuto benissimo farli vedere, mostrarveli semplicemente, senza dover fare per forza un tutorial, però magari per fare una cosa completa. No, e poi più che altro perché pensavo davvero poi lei non lo potesse fare, invece ecco, mi rendo conto anche che tra l'altro non è tardi quando torna. E quindi praticamente avevo fatto questo tutorial, ma ragazzi era venuto troppo male, non si vedeva niente, e poi non era fatto bene, perché mi rendo conto, perché parlavo con mia sorella e lei mi ha detto, dovevi fare una base più chiara, magari dare tridimensionalità, opacizzare meglio, fare proprio nero 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 bene il pezzo dell'occhio che mancava, perché era rimasto comunque grasso, insomma una serie di cose che veramente abbiamo deciso di togliere. Allora, io già non mi piaceva sinceramente come era venuto, però vi dico la verità, a me non piace per niente buttare un lavoro fatto, perché comunque, ragazze, voi lo immaginate quanto tempo ci stia dietro a un tutorial o a qualsiasi cosa registrata, perché oltre al tempo impiegato a farlo, oltre al tempo impiegato poi a montarlo, comunque c'è tanto lavoro dietro, e quindi mi dispiaceva non pubblicarlo proprio nei confronti di me stessa, perché mi dispiaceva, ho detto, non solo l'ho fatto e non mi andava di farlo, nel senso l'ho fatto perché comunque qua mi volevo impegnare, perché volevo far contenta mia sorella il più presto possibile, perché sennò avrei sempre rimandato. E quindi l'avevo fatto e l'avevo pubblicato, appunto perché non mi piace sprecare i lavori. Infatti mi ricordo agli inizi mia sorella ogni volta faceva un video e poi diceva, no, non mi piace, lo cancello, non lo pubblico. Io dicevo, ma dai, cioè veramente uno spreco, perché uno sta tutto sto tempo e poi non lo pubblico. Comunque, fine della conclusione della storia, alla fine abbiamo optato per il cancellarlo perché era osceno, e quindi ho detto a Michela di farlo lei quando torna, di farlo proprio bene, perché alla fine io lo so cosa si deve fare, ma ci vogliono 3 ore. Io sinceramente di stare 3 ore a fare quelle cose non mi piace proprio, vi dico la verità. Quindi ho detto, fallo tu, perché è bello se fatto bene, viene veramente un bel lavoro, lo fai vedere alle ragazze, magari veramente può piacere come idea per Halloween, e quindi ho detto fallo tu. E io dopo questo video vi registrerò invece 2 video separati in cui vi parlerò appunto di quei prodotti, se non avete visto quel video, perché alla fine è pochissime visualizzazioni, c'erano tipo 30-40 visualizzazioni, quindi vi parlerò di quei prodotti che sono stupendi, mi sono piaciuti tantissimo. Veramente pure le lentine, adesso ce ne stanno per arrivare, anche un altro paio stupende, ci hanno sempre contattato un'azienda, poi ve lo dirò perché non mi ricordo come si chiama, e le ho scelte io, e ho scelto un grigio bellissimo, perché ho cercato di scegliere dei colori che si vedessero anche con il mio colore di occhi, perché ve l'ho detto, in video si vedeva molto bene la lilla, però dal vivo comunque era fattibile, cioè io volevo qualcosa... Vorrei, ma è difficile con i colori, con gli occhi scuri, un colore che si noti tanto e schiarisca bene. Mi sembra che quel grigio in foto sembrava che schiarisse proprio bene e fosse bellissimo, molto penetrante, molto bello. E quindi abbiamo preso anche queste lentine grigie, sempre di un anno. Per questo fatto di durare un anno mi piace un sacco. E quindi vado un attimo a ritoccare mascara,
E quindi niente, ho steso la base, ho steso la cipria, intanto mi avete visto che l'ho fatto, non l'ho detto perché sono stata a parlare, e vado a prendere un po' di blush. Vado anche con lo stesso pennello con un po' di terra, e leggermente appunto con lo stesso pennello vado un po' a definire. Vedete già che si vede un po' lo zigomo che salta fuori. Ok, e manca solo l'illuminante. Come illuminante oggi utilizzo l'illuminante di neve, l'ombretto di neve, l'illuminante fantastico, e vado a prendere ghiaccio. No, se no vado a prendere questo, non mi ricordo come si chiama. Allora, non etoile, non ghiaccio, come si chiama questo? Aspettate, ma devo andare a spizzare a vedere perché. Che è unicorno, avevo dimenticato. Bellissimo. Un champagne rosa dorato rosino, bellissimo. Bellissimo, ragazze, vi straconsiglio come illuminante, vi consiglio sempre, ma ve lo ripeto sempre perché se sfugge a qualcuno, secondo me meritano troppo. Ah, ho dimenticato di metterlo un po' sull'arco di Cupido anche. Quanto è bello l'illuminante dell'arco di Cupido, no? Come rossetto, mi sono girata e ho visto questo. Vado ad applicare questo, in effetti è un gloss, Rich Color Gloss, della Bobbi Brown, che stava qui. Io non amo i gloss, ragazze, li odio, a dire la verità, però comunque. Poi per uscire penso opterò per un rossetto normale, comunque cremoso, matte, eccetera. Però ragazze, rendi gloss io li odio, non riesco proprio a portare, non mi piacciono. Mi sento le labbra appiccicose, poi mi si appiccicano i capelli sopra. Non lo so, mi vanno in giro, non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti. Comunque, per cambiare un po', vado a mettere questo, che è un rosa malva, molto bello, devo dire. Guardate quanto è bello, però bello pure da vedere, però l'ho detto, a me la texture dei gloss non mi piace. Può darsi che cambierò idea adesso, non lo so. E quindi ho finito questo trucco che devo dire mi piace tanto, veramente bello. Guardate qua, cioè vi rendete conto, ho toccato le ciglia e ancora non si è seccato, come vi dicevo l'altra volta. Il mascara Better Than Sex Waterproof, ma secondo me anche quello là non waterproof, figuriamoci, quello secondo me è ancora di più, perché il waterproof dovrebbe avere una texture un po' più secca, quindi praticamente non si è seccato dopo 150 anni, cioè questa diciamo che è un po' una pecca. Comunque ragazzi, questo prodotto per le labbra odora di menta tantissimo, mamma mia. Ed ecco ragazze il look completato. A me piace tanto, è veramente magnetico, soprattutto il colore che ho messo sotto l'occhio, perché comunque i marroni, questi colori qui si abbinano perfettamente secondo me con gli occhi castani, ma questo twist di questo colore secondo me fa il trucco ancora più bello. E niente, spero vi sia piaciuto come sempre, vi mando un bacio e al prossimo video.